Faccio cagare. E proprio perché sono arrivato a questo livello di consapevolezza, ho deciso di tornare a essere un minimo palestrato, sapete? Palestra, alimentazione. Ho deciso quindi di iniziare dalla colazione, togliendo tutto ciò che di superfluo c'era stato finora nella mia alimentazione. Sono 4 mesi, ragazzi, 4 mesi che non mi allenavo bene, non facevo la dieta, ero un po' andato allo sbaraglio. È vero, c'è stata la casa, la laurea, un sacco di cose. Però comunque questo non è una giustificazione per non tenere d'occhio il proprio obiettivo. Ed è per questo che oggi ho deciso di mangiare semplicemente a colazione uno yogurt, quello con i fermenti lattici, perché ho la diarrea, e un pochino di yogurt greco al cocco. È un giusto mix tra la mia voglia di essere un ciccione maledetto e lo yogurt greco, che si sa essere un alimento fit, quindi mi prendo per il culo da solo facendo finta di essere fit. Come fonte di carboidrato, fiocchi di riso con frumento integrale e cioccolato fondente, perché non sono ancora pronto a staccarmi così velocemente dalle schifezze. La verità è che devo fare anche un ordine bello grosso su Bulk, perché mi sono scaduti i burri. Oggi devo fare un po' di commissioni, ragazzi, vi porterò con me nella mia giornata, ma soprattutto cercherò di fare un video con un tono leggermente più felice di quello di stamattina. Però posso acchiappare subito delle visual in più. Eccomi qua! Eccomi qua! Non si vede un cazzo, è diventata tutta nera. Ha perso pure la macchietta sul muso. Prima aveva una macchietta bianca sul muso. Adesso è tutta scura. Vero? Vero? Facciamo una passeggiata dopo. Dobbiamo andare a casa nuova a fare delle cose. Questo yogurt greco della Lidl è atomico. Quindi niente, vi porterò con me in questa giornata. Vedrete un po' qual è la giornata tipo di un nulla facente o un nulla tenente. E soprattutto cosa sto cercando di fare per tornare una persona degna. Oltre al fatto che dovrei stirare. Ok, adesso siamo pronti, ragazzi. Dobbiamo andare a casa nuova per andare a fare delle riprese, perché tra poco inizierà la ristrutturazione. Io devo fare delle riprese per poi fare un domani, il prima e il dopo. E con l'occasione mi scendo anche Nika, che ha iniziato a uscire di casa con il guinzaglio e sta andando abbastanza bene. Yes? Papà mo cacchita è morto. Ragazzi, sono appena tornato a casa e come vedete sto facendo le pulizie, perché comunque avere un cane significa anche questo. Aspetta, metto gli ISO in auto. Avere un cane significa anche questo, dover fare le pulizie molto più spesso. A meno che voi non vogliate una casa sempre puzzolente. Comunque, io purtroppo non sono riuscito a fare quello che volevo fare, cioè le riprese a casa nuova. Ci andrò più tardi, 11:24, per fare un piccolo spuntino, una piccola merenda. E siccome, diciamo, non voglio fare chissà che roba impegnativa, un classico ma sempre evergreen shaker di proteine. Ovviamente manca a dirlo, ragazzi, tutti i prodotti di Bulk che troverete in questo video li trovate qua sotto in descrizione. Per favore, sto lavorando, Nika, un po' di rispetto per il mio lavoro. Comunque mi faccio uno shaker di proteine al gusto vaniglia. Io uso queste, che sono le whey della serie Pure. Potrei utilizzare anche la serie Pro, le isolate eccetera eccetera, le idrolizzate, tutto, le trovate tutte queste comunque in descrizione. Però io mi trovo bene con queste, buona digeribilità, la vaniglia è buona, anche se voglio provare dei nuovi gusti, perché ho sempre preso vaniglia, ma vorrei provare sicuramente torta di compleanno, gelato al pistacchio. Quindi adesso nel prossimo ordine di Bulk che farò, poi comunque le potete trovare tutte in descrizione. Continuo a pulire casa. Un grande palestrato, ragazzi, non si vede solo dal fatto che si alleni e che mangi bene, ma soprattutto da come tratta i suoi abiti da palestra. Vedete, io non faccio distinzione tra magliette per uscire e magliette per allenarmi. Anzi, la maglia di Bulk è sopra la pila di vestiti stirati, perché lei ha più importanza di tutto il resto. Un palestrato deve trasudare amore per la palestra. Basta! Ed è per questo che oggi mi vestirò di verde. Verde pisello. Momento pranzo, ragazzi. Non vi ho fatto vedere la preparazione perché che palle. Gnocchi intanto con un velo di pecorino e dell'olio. Sono 100 grammi circa. Insalata condita con dei pomodori e tagliata di petto di pollo. Questa qui, ragazzi, è una soluzione veramente comodissima se volete mangiare del pollo, quindi ha dei macros veramente molto molto buoni. Volete qualcosa di un po' più saporito, perché è già
condita. È velocissimo da preparare. Ce lo mettete in padella 3 minuti, padella bella rovente, così fa la bella crosticina. Ed esiste veramente di un sacco di marche e ha veramente dei macros veramente molto molto buoni. Quindi è questa la cosa positiva, che comunque tu puoi mangiar sano ma divertirti. Mangiar bene per sentirsi in forma. Quindi come vedete ragazzi, non è che sto facendo un ritorno veramente esasperato con riso in bianco e pollo come facevo quest'inverno. Ci arriverò gradualmente. Io ho messo anche un goccio di olio tartufo negli gnocchi. Da quando seguo Canna su Instagram ho capito che la dieta non deve essere per forza una roba restrittiva o costrittiva. Questa è anche una cosa divertente. Ah, vi racconto questo fun fact. Vedete questo ematoma che c'ho qua? Praticamente ieri quando dovevo mettere a letto, cioè lì, di solito quella finestra è aperta. Ora, non so quanto si vede, aspetta che giro lo schermo. Ho sbattuto il braccio sulla finestra, la finestra si è sganciata dalle guide ed è caduta a terra sulla pianta. Non chiedetemi come non sia successo un bordello. Tra l'altro tutto questo a mezzanotte. La cosa brutta degli gnocchi, sapete qual è? Che hanno un peso specifico elevato. Quindi tipo 100 grammi di gnocchi non mi sazieranno mai come 100 grammi di riso. Però sinceratevi che siano degli gnocchi puri. Ci sia tanta patata in questi gnocchi. Cioè non prendete le patate mischiate. Non prendete quegli gnocchi che sono al 70% patate e il resto è roba fake. Prendete la vera patata. La patata pura, la patata genuina. Siamo tornati ragazzi, eccoci qui, siamo tornati alla mia amata Oxygen. Allora ragazzi, per farvi vedere che ancora mi sto dando un tono e sono tornato veramente ad allenarmi, come avevo promesso questa mattina, oggi riprenderemo un allenamento bruto di gambe e spalle. Vediamo quanti chili riusciamo a mettere, ma sarà proprio un allenamento vecchia scuola come il mio maestro Danny mi ha insegnato. Siamo tornati uomo, siamo! Inizieremo un ramping, sono 10 kg per lato, arriverò più o meno a 20 per lato. I bei tempi dei 45 al lato sono lontani ormai, però piano piano. Chi non risica non rosica. Non ci sono più le mezze stagioni. Se volete però avere un'energia, un boost di energia ragazzi, ovviamente, a parte la canotta bulk che vi dà 20 kg sul massimale. Ah ok, l'ha messa a fuoco. Ma questo ragazzi è molto comodo come pre-workout, quando non volete, non avete scazio di utilizzare uno shaker. È un pre-workout gel gusto mango. Se volete prenderlo, ovviamente anche di questo il link è in descrizione, come tutto il resto d'altronde. Proviamo i miei umili 80 kg, 30 kg a parte e 20 di bilanciere. Per bulk powders, per la credibilità. Lemon è il nome mio, folletto sono io, in una foresta sto e molti amici ho. Allora farò un 5x5 molto tranquillo, così vi faccio vedere che sono ancora forte. Cerco di non distruggere la palestra e soprattutto riprendiamo confidenza con i pesi. Passiamo a un po' di leg extension per andare a stimolare ancora il quadricipite. Come vedete ho scelto un'angolatura, angolazione facciamo, che valorizzi le mie belle cosce. 50 kg umili, vediamo quante ne faccio. Ah sì, sento il peso. Guarda, guarda come si contrae bene il quadricipite. Lo squartiamo questo quadricipite entro la fine dell'anno. Si contrasta minchia di quadricipite o no? Vabbè, poi aumento il contrasto. Perché così non se ne può più. Dopo aver fatto faville con le nostre gambe, intanto la stempiatura va sempre più indietro. Più io sudo, più lei arretra. È incredibile questa cosa, è un fenomeno fisico inspiegabile. Procediamo con un lento avanti. Ecco. Procediamo con un lento avanti, 50 kg all'appello, vediamo quanto regge la mia colonna vertebrale. Oggi è la giornata della sperimentazione. Pollo, pollo combina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina... Ci vorrebbe un microfono, le mie articolazioni proprio cigolano come quelle porte vetuste che ormai... Che termine sto usando? Vetuste. Dietro vi godete la doppia visuale. Ma no, ma lo stai vedendo quanto sono grosso da qua? Porca che luci. Devo fare piano perché la bimba sta dormendo. Comunque siamo arrivati finalmente al momento della cena. E questa volta ho deciso proprio di farvi una sorpresa. Allora, questi ISO automatici non funzionano per un cazzo. Visto che spessissimo quello che mi recriminate è il fatto che la dieta del palestrato è monotona e si mangiano sempre le stesse cose, il riso, il pollo, e questo e quello. E anche se a pranzo vi ho fatto vedere che potete tranquillamente mangiare dell'altro, questa sera vi faccio vedere una cenetta veramente top. In particolare, non il caricatore del... Sì,
È arrivata la mamma, è arrivata la mamma. Una bella piadina, normale, né integrale, niente senza strutto però. Del formaggio fresco light, questo c'ha dei valori veramente molto buoni, che non so dove siano ma ci saranno, ok. All'interno della piadina metteremo del salmone che sto marinando con olio e limone. Mazza che scura. Andiamo alla composizione del nostro piatto, ragazzi. Ora, molti di voi mi vorranno obiettare, ma il salmone affumicato non è mica un alimento fit, è salato. Lo so, ragazzi, ma una volta ogni tanto godetevela la vita, altrimenti di che cazzo campiamo? Lo so che non sarà il massimo, però devo comunque viziarmi in qualche modo? Eh? O è meglio che mi droghi? È meglio che mi mangi il salmone affumicato? E voi fate così, spalmate il formaggio e create un burrito come se foste al sushi. Ora, ho calcolato male le dimensioni, era veramente una piadina troppo gigante questa, quindi manco c'entrava bene nella padella. Non esagerate con il formaggio, deve dare quella parte cremosa. Un po' l'assaggiate sempre. Chiaffiamo dentro i nostri 150 grammi di salmone che ci daranno la nostra fonte proteica utile a integrare tutto quello che ci serve durante il giorno. Vi ripeto, lo spritz di pomeriggio lo potete anche evitare, ecco, non è necessario al fine dell'incremento della fase anabolica. Però ecco, se siete con una bella ragazza e volete sicuramente finire la serata in bellezza, lo spritz vi aiuta a disinibirvi. Che c'è? Io ho seguito il suo discorso, sì. Veramente sono sconvolta. Devo dare dei consigli ai miei ragazzi che mi seguono? Dobbiamo parlare solo di palestra e di giochi? No, si parla anche di film. Bene, il tocco finale a questa cena, già triste così, lo dà la scorza di un limone. Prendete un limone. No, questa cosa l'ho detta io. Prendete un limone non trattato. Ragazzi, io non l'avevo mai vista fare prima questa cosa, l'ho inventata io. No, e... questa cosa l'ho inventata io. E grattate. C'è la troia. Cioè un piede di una persona puzzolente, mi va. E grattate la scorza del limone sul... per favore, che mi è caduto il limone nel formaggio. Buona, cremosa, ma al contempo, diciamo, golosa. Ottimo se tornate a casa, diciamo, da una giornata molto impegnativa e non avete proprio una voglia di un cazzo, ma volete comunque raggiungere i vostri macros. Che cazzo dice? Non lo so. Al prossimo video, ragazzi.